Momenti di gioia nella città di Agropoli per la signora Silvia Palomba, cittadina agropolese, che ha festeggiato lo scorso venerdì 26 aprile i suoi 100 anni. Per l'occasione l'amministrazione comunale e il sindaco Adamo Coppola le hanno donato una targa. Donna semplice e saggia, nella cui esistenza è racchiusa la forza della memoria e dell'identità, si legge nella frase. Un patrimonio che si propone alle nuove generazioni affinché dalle esperienze del passato si riesca a costruire un futuro migliore. Allora, buonasera a tutti. Questa è una serata, penso, speciale, perché abbiamo veramente il piacere di poter festeggiare una data importante. 100 anni, veramente un traguardo importantissimo. Ci auguriamo ognuno di arrivare a questa meta, ma per intanto festeggiamo la signora Silvia, veramente un grande ancora in bocca al lupo, grandi complimenti per questo eccezionale risultato, che arrivarci non è una cosa facile. Noi abbiamo scritto qualche parola da dedicarle, una targa da parte della città di Agropoli, a nome mio, di tutta l'amministrazione comunale. Abbiamo scritto: nel suo caso, donna semplice e saggia, nella cui esistenza è racchiusa la forza della memoria e dell'identità. Un patrimonio che si propone alle nuove generazioni affinché dalle esperienze del passato si riesca a costruire un futuro migliore. Nel giorno del suo 100° compleanno, l'amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità di Agropoli, porge i più fervidi auguri. Credo che il valore dell'esperienza che si può dare in questi casi sia inestimabile. Credo che la cultura, quando noi parliamo di identità, la nostra storia, dove veniamo, chi ci trasferisce questi valori così importanti se non loro. Quindi veramente dobbiamo stare molto attenti ai nostri cari, perché se perdiamo il loro indirizzo, io penso che veramente perdiamo la strada maestra. Quindi stiamo veramente tutti quanti vicini ai nostri cari, è giusto così, e continuiamo a imparare da loro, perché penso hanno ancora tanto da insegnarci. Grazie.